Qui abbiamo un po' sottolineato quelle che sono le problematiche su cui dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare ancora con più intensità nei quartieri, decisamente con più intensità. C'è un problema di tensione nel mondo giovanile, non si può buttare addosso la croce ai ragazzi, però questo è un dato di fatto, dove quello che ci dicevamo, a volte la risposta è bisogna essere più duri. Quando sento l'affermazione tolleranza zero, bene, e cosa succede? Cioè li si fermano sti ragazzi e poi devi fare, li metti in galera. Dove? Ricordavo anche recentemente, ne parlavo con Gabrielli, noi abbiamo un minorile a Milano che è il Beccaria, che è disastrato, che è stato 20 anni senza direttore, che è solo maschile, che ospita solo 40 persone, quindi è tutta teoria il fatto che li fermi, li arresti, non è così, quindi è sbagliato mettere leggi più restrittive se poi non puoi implementare le misure, ed è necessario lavorare sul recupero delle fasce giovanili, ripeto, più in tensione, questo c'è poco da fare, ma è così. Siccome è un problema che è sentito tanto, ho smesso anch'io di pensare, sì, ma la percezione è un problema, io ne sono consapevole. Ecco, magari non parlo di emergenza, perché l'emergenza ti dà un'idea di lasso temporale in cui c'è una fase acuta. Questo è un problema con cui noi dovremmo confrontarci, però è evidente che ormai non c'è più un confine tra percezione e realtà. Poi è altrettanto evidente che oggi i sistemi di informazione, i social, tendono a amplificare, ma rimane il fatto che, cioè, non è che io vivo sulla luna, vivo in casa tra ragazzi dai 15 ai 20 anni che mi raccontano le loro cose, sono un sindaco che sta molto in giro per la città, quindi la consapevolezza ce l'ho. Cosa dice il milanese? No, dico di fidarsi del fatto che stiamo cercando di lavorare in maniera molto seria, come stiamo cercando di dimostrare. Sto cercando di avere più forza dell'ordine in campo, ma guardate anche la tecnologia, oggettivamente, dobbiamo dire la verità, a Milano come in Italia, la tecnologia sulla sicurezza è veramente obsoleta, sia in termini di hardware, sia in termini di software che non ti permettono. Voi sentite parlare dell'utilizzo delle telecamere, quando è successo qualcosa le telecamere ti permettono di beccare quello che non è così che funziona in altre realtà, quindi bisogna lavorare di più, bisogna fare un grande investimento.